sommario, ma non sono state inserite le fatture e i nomi dei fornitori. Siamo con il banchetto di chiedere delle piccole donazioni ai cittadini. Dobbiamo farlo capire ai cittadini, si può fare politica senza spendere soldi. Ma che ha questo Casaleggio? Casaleggio è un ottimo manager, una persona che ha perso metà dei clienti che aveva. Ha 32 ragazzi fantastici, di cui due sono qua. Sono tutti ingegneri informatici, fanno strategie di rete. È uno che ci mette il suo impegno, i suoi soldi, come io ci ho messo il mio impegno. Lui ha perso metà dei suoi clienti, io non lavoro più da 2 anni, ma va benissimo così, ricomincerò a lavorare, perché crediamo in un progetto. Lui è un manager, vorrebbe anche farlo fruttare dal suo punto di vista. I frutti già ci sono grazie alla pubblicità che compare sul blog, durante le dirette streaming, nei siti collegati a quello di Grillo. Come per i programmi televisivi, gli inserzionisti pubblicitari aumentano e pagano in base al numero dei visitatori. Il blog di Grillo ha raddoppiato l'audience nel mese delle elezioni. Il successo del movimento ha dato più visibilità al sito, dal quale Grillo lancia i suoi comunicati politici, richiamati dai mass media, che così fanno aumentare i visitatori, quindi gli introiti. Sul suo blog centinaia di commenti. Sul blog di Beppe Grillo, noto d'Italia. Grillo torna a parlare di colpo di Stato. Più accesi sono i toni e più numerosi sono i visitatori. Difficile fare una stima del ricavo in pubblicità. Attendiamo l'ultimo bilancio della società di Casaleggio, sperando che non sia generico come quello del 2011. Ma voi non siete incuriositi, voi che siete qua adesso a rappresentare 9 milioni di voti, no? Non siete anche un po' curiositi dal fatto... Ma credo che sia indicato a bilancio quando prende la pubblicità. Ma voi non lo volete sapere quanto ci guadagna Casaleggio? Ma guardi, no. Casaleggio è un imprenditore, non fa beneficenza, quindi mi pare che sia giusto che viva del proprio lavoro e non viva alle spalle dei cittadini come fanno tanti altri. No, ho fatto 5 volte la stessa domanda, è chiaro chi la manda, è il motivo per cui la manda, è lo scopo dell'intervista di attaccare. Non attacco nessuno, lei così per malosi? Non siamo per malosi, scusate, ma se non voi siamo pretendete... stupidi. No. Guardate, senatore, noi non siamo stupidi, è però chiaro, lei mi ha fatto 5 volte, noi siamo il massimo della trasparenza. Però... Non si permetta di dire che noi non siamo trasparenti facendo apparire una cosa del genere. Lei fa delle illazioni, lei sta facendo delle illazioni. Io le ho fatto una domanda, scusi senatore, io ho detto, io lei sa quanto guadagna e la saluto, continua. Grillo è titolare del blog e del simbolo del movimento. Questo è il primo caso di un movimento politico che pubblicizza sotto il proprio simbolo un prodotto commerciale, perché il blog è anche questo. Quindi potrebbe essere un sistema innovativo per finanziare la politica. Quindi tu hai un valore, il tuo lavoro, il tuo blog ha un valore e quello che fa Casaleggio ha un valore. Allora, questo valore quant'è? Io credo che sia, come posso dire, un atto dovuto far trasparenza su questo, perché almeno le persone si rendono conto. A meno che loro non dicano, il blog costa un sacco di soldi, quindi non possiamo dirlo quanto costa, perché sennò verrebbe, come crollerebbe il castello di carte che dice che la politica si fa a costo zero. Scusi, Sarzi, ma cosa ci fa lei in televisione? Lo sa che se la vede Casaleggio, le mette la stagnola in testa, le fa fare il pannello fotovoltaico? Cosa fa? Grillo scrisse un commento il giorno dopo quella trasmissione, demonizzando il talk show. 2 anni prima la pensava diversamente. Noi, io sono sicuro che adesso in campo nazionale non siamo niente, però fra 2 anni, nel 2013, quando ci saranno le elezioni, noi vi garantisco che saremo una forza e dovranno riconoscere che ci siamo, esistiamo. Quindi vi porteranno nei talk show, andateci decisi. Quindi belle cose dette, quando vi danno delle domande scorrette, voi parlate alla gente che è a casa, 4 parole, benissimo, si impara. Una cosa era cambiata in quei 2 anni, il successo inatteso del movimento e il fatto che la televisione attirasse sempre più i suoi protagonisti, anche quelli critici. Lui, espellendo Tavolazzi, ha soffocato nella culla un dibattito che stava nascendo in rete di contrapposizione alla gestione Casaleggio. Non eravamo solamente noi due a porre quelle critiche. C'è Tavolazzi, tutta la lista di Ferrara, tutta la lista di Cento, la Pirini e tutta la lista di Forlì,
E poi, cioè, questo in regione, poi anche fuori regione ci sono altri contesti dove è stata buttata fuori della gente. C'è la Serenetta Monti di Roma. Sono sempre state persone che hanno sempre cercato di proporre una vera democrazia partecipata, e quando questa democrazia partecipata andava contro quello che era la gestione managera di Casaleggio, in una qualche maniera venivano allontanate. Cioè che i gruppi di comunicazione per i parlamentari di Camera e Senato saranno definiti da Beppe Grillo. È che la comunicazione del gruppo è data dalle persone pagate dal gruppo parlamentare, sono Messora, Martinelli, Biondo, un'altra ragazza, Barbara, eccetera, eccetera. Chi li ha scelti, Claudio Messora, Rocco Casalino? Queste persone sono persone da noi conosciute. Di fiducia di chi però? Sono di fiducia dello staff di Casaleggio, come si era detto fin dall'inizio, ed è una cosa saputa. Rocco Casalino, giornalista e già concorrente della prima edizione del Grande Fratello. Claudio Messora, un blogger. Nicola Virzì, fino a 2 mesi fa, camionista. Ultimo video tir, saluto la cabina, questa location che mi ha accompagnato per tantissimo tempo. Dalla settimana prossima sarò giù a Roma per aiutare i portavoce del Movimento 5 Stelle in Senato. Ma sono persone che vivono costantemente con noi, Roberto, Caris. Però scelti da Casaleggio sostanzialmente. Beh, diciamo che sono persone che comunque gravitavano Rocco Casalino e gravitavano nel Movimento 5 Stelle. Sono persone di estrema fiducia e noi ci siamo fidati di questo tipo di scelta ed è arrivata veramente bene. Più che fidarsi, non aveva scelta se voleva entrare a far parte della rosa dei candidati. Così tutta la comunicazione del movimento, dal blog al Parlamento, è sotto il controllo della Casaleggio Associati. Ma lo stratega del marketing politico era già entrato nel palazzo come consulente dell'Italia dei Valori, pagato con il denaro incassato grazie a finanziamento pubblico, della cui abolizione il Movimento 5 Stelle ha fatto il suo cavallo di battaglia. Ha chiesto di andarsene dopo aver prodotto per 2 anni una decrescita infelice del bilancio, un passivo di 15 milioni di euro. Casaleggio era l'amministratore delegato della WebEG, società del gruppo Telecom al tempo di Tronchetti Provera, e non badava a spese. A fronte di una drastica riduzione dei ricavi non rinunciava a commissionare consulenze, organizzare eventi e all'ottimo stipendio per sé e alcuni dei soci con i quali poi avrebbe fondato la Casaleggio Associati nel 2004, l'anno prima di iniziare l'avventura con Beppe Grillo. Gentile consiglio di amministrazione, una semplice analisi dei bilanci di questi anni dimostra che la privatizzazione di Telecom Italia ha spogliato la società di miliardi di euro di ricavi, di decine di migliaia di posti di lavoro e ha trasferito nelle scatole cinesi gran parte dei suoi profitti attraverso i dividendi. Bene, allora in assenza dei protagonisti che hanno preferito declinare l'invito, 2 considerazioni. La prima: il movimento è esploso in pochi mesi, nel disordine pretendere subito ordine nei conti comprendiamo che è complesso, ma attendiamo quanto prima la pubblicazione delle fatture promesse. Secondo, l'ausorgan del movimento di fatto è il blog La Voce Politica, passa da lì i proventi, vanno anche al movimento oppure no? Domanda semplice, trasparenza esige risposta, anche se la legge non vi obbliga. Ciò detto, con 3 milioni di disoccupati smettetela di parlare dei vostri scontrini e il vostro 25% di voti tiri fuori tutte le idee che ha. Nessuno di noi, nessuno al mondo pensa che la politica viva d'aria e per garantire, affinché garantisca l'interesse generale e non venga fatta solo dai ricchi, in tutta Europa è finanziata dal pubblico.